Prima Giuseppe ci ha parlato di questa ricerca che ha decretato qual è il paese più felice al mondo. Noi adesso torniamo in Italia perché c'è un'altra ricerca che fa una classifica fra le realtà più felici e più infelici in Italia e forse ci coinvolge più direttamente. Insomma, su che cosa si basa questa ricerca? Come facciamo a cercare la nostra felicità? Per questo è venuta a trovarci la psicologa e psicoterapeuta Beatrice Toro e un amico, Don Domenico Vitulli, parroco della parrocchia di San Tommaso d'Aquino a Roma. Ciao, ciao, benvenuti. Ciao, ciao. Grazie di essere qui con noi. Prego, accomodatevi. Allora... Una ricerca sulla felicità basata su numeri, basata sul web. Voglio ricordare ovviamente chi l'ha portata avanti, perché è una ricerca condotta da un gruppo capitanato da Luigi Curini e si basa sugli stati che postiamo sui social network. Sì. Quindi è basata proprio sul web, no? Beh, è basata su qualcosa che ormai ci è diventato familiare un po' a tutti, che sono appunto i social network e gli emoticon. Perché è carino che questa ricerca è molto innovativa. Gli emoticon sarebbero tutte le faccette. Esatto, va a guardare non solo quante parole legate alla felicità pronunciamo, ma anche quanto del nostro non verbale, che adesso nei social funziona corrisponde tanto, alla faccina, sì, ma funziona tanto, ci dice se appunto in base a quello che postiamo è in grado di calcolare qual è il nostro stato d'animo. Un algoritmo veramente, insomma, curioso. Sì, ma noi come siamo venuti fuori? In Italia quali sono le statistiche? Tu te le ricordi? Quelle più... Io ne ho scritte qualcuno, eh? Al primo posto Frosinone. A Frosinone sono in assoluto i più felici d'Italia. All'ultimo posto Aosta. Ma non è che magari... qualcuno c'è di Aosta qua dietro? No, nessuno di Aosta. Io che sono di Verona, devo dire che a Verona sono tutti felici perché Verona si trova al secondo posto. Bene, benissimo. I napoletani, ci sono dei napoletani in studio, sono messi molto male perché sono fanalino di coda. I napoletani per felicità sono penultimi. E poi, insomma, Don Domenico va, uè! Ma tu non sei di Napoli, Don Domenico. Siamo messi maluccio. Allora, e come la vedi? Guarda, Roma non lo penso, so dov'è. Roma mi sembra che al siamo 15esimo, a metà classifica, sì, a metà classifica, galleggiamo, ci ritroviamo. Credo che sia un po' legato alla capacità poi di avere relazioni, di stare insieme, perché la felicità è fatta a livello psicologico, è fatta di alcuni ingredienti, alcuni prerequisiti. Un prerequisito della felicità è il senso di sicurezza, cioè non si riesce a essere veramente produttivi, lieti, insomma a progettare se non ci si sente almeno un pochino al sicuro. Poi è bello quando ci si sente al sicuro partire per l'esplorazione a quel punto. Vabbè, qui aveva ragione la ricerca presentata a livello mondiale, che insomma anche lo stato economico conta, perché molte volte la sicurezza, no, è legata allo stato economico. Certo, però diciamo che non è l'unica moneta a livello psicologico. Assolutamente, l'economia sì, proprio certo. Parlavo di sicurezza anche come proprio percezione di essere in un gruppo, anche percezione di essere in una rete, e anche la percezione importante di contare qualcosa all'interno del gruppo. Quindi a volte io credo che i paesi del nord Europa in un certo senso siano facilitati perché hanno una grande cultura della condivisione favorita, pensa, dal freddo, che in realtà di per sé il cambiamento delle stagioni ci porta a essere un pochino più tristi durante l'inverno. Eh sì, poi quando c'è poco sole, poca luce. Però quando queste condizioni si protraggono, le persone imparano a essere più solidali, a venirsi più incontro, a stare maggiormente in rapporto. Io penso che questo abbia giocato un ruolo, non soltanto il fatto economico, anche il fatto di una certa cultura della condivisione, una cultura dello stare insieme, dell'insieme. Poi voglio dire anche un'altra cosa particolare. Da questa ricerca è venuto fuori che prima di tutto la luce appunto è fondamentale, come diceva la nostra Beatrice, però la felicità è anche misurabile, nel senso che ci sono dei momenti della giornata durante i quali siamo più felici e altri dove siamo meno felici. Il peggiore in assoluto, quello dove siamo più depressi, risulta essere il risveglio della mattina, cioè quando ci svegliamo vedo qualcuno che ride fra il pubblico, siamo depressi. Ma perché?
cioè vogliamo dormire. Cosa succede di solito dopo che ci siamo svegliati? Succede che bisogna attivarsi e bisogna cominciare a fare qualcosa appunto di legato alla propria professione, alla fatica, all'impegno, e questo può suscitarci un po' d'ansia, ad esempio un po' d'ansia di prestazione, il timore di non essere all'altezza dei compiti della giornata, l'idea che sia faticosa, e invece ci si comincia a sentir meglio attorno la sera, al giorno dei pasti. No, quando si mangia. Sì, quando si mangia, e anche moltissimo, l'orario forse più carino, più lieto per tutti è quello attorno alle 5, alle 7, quando la giornata lavorativa è passata, ma si ha davanti il tempo del privato. Dicevo, guarda, le relazioni e la felicità sono molto collegate. Credo che se riuscissimo a essere più felici sul lavoro, probabilmente il risveglio sarebbe meno traumatico. Sarebbe migliore, sicuramente. Però noi dobbiamo non soltanto portarvi delle ricerche, i dati di ricerche, ma dobbiamo anche essere propositivi. Quindi, ad esempio, voi in che modo cercate la vostra felicità? Antonio, tu... Insomma, realizzare nuove esperienze. Andando in giro a trovare altro amore nel mondo. Altre esperienze di vita, altre cose sempre nuove, ecco. E beh, e l'hai fatto, sei arrivato oggi addirittura a Roma. Roberto? Lo stare a contatto con l'acqua. L'acqua crea in me uno stato d'animo. Roberto, lo ricordo, è un grandissimo surfista, per cui l'acqua è la sua quotidianità. È il mio elemento, diciamo, mi sento a mio agio e mi fa essere felice. Quindi anche la natura, la natura vai alla ricerca. Il niente. Mi fa che bella felice. Cosa. Sara e Paolo, per la vostra coppia. Per la nostra coppia. Credo pensare sempre al prossimo viaggio. E anche a ballare, dato che balliamo tutti e due. Ah, siete due ballerini! Sì, cose diversissime, però. Sì. Vi va bene, sennò vi avrei fatto improvvisare una danza, non eravamo preparati. Però, insomma, guardare e progettare il futuro. Sergi, e non lo posso chiedere a Nirvana, però anche per la vostra coppia. Nirvana è sempre felice. Perché sta con te e ti ama. Io credo che anche il fatto, come hanno detto Antonio e Roberto, fare sempre cose nuove, sempre perseguire i tuoi sogni. Ma anche senza creare molta ansia, nel senso accettare quello che ti viene e apprezzarlo così come viene, no? E poi, come dice bene Beatrice, condividerlo anche con gli altri. Condividerlo, la condivisione. Don Domenico, la fede, quanto può aiutarci in questa nostra ricerca della felicità? Perché sennò ci basiamo appunto molte volte, a parte quello che diceva Beatrice della condivisione, le statistiche si basano su cose concrete, no? Su cose materiali. Sì, si basano naturalmente su parametri misurabili. Però io penso che la fede abbia uno sguardo particolare. Noi non siamo fatti solo di cose materiali, abbiamo uno spessore, una profondità inimmaginabile. La fede è questo, è uno sguardo più profondo su noi stessi. Quindi non dà la felicità alla fede, crea un percorso per la felicità, ci fa scoprire che cosa abbiamo di più profondo dentro di noi. E per chi crede, naturalmente, è Dio, la presenza stessa di Dio. Non ci promette la felicità subito, ma ci promette un cammino sereno e con un obiettivo concreto, che è quella dell'unione con Dio e con gli altri. È molto bello questo concetto, cioè non ci promette la felicità ma ci insegna un percorso, cioè questa è una cosa molto importante, perché molte volte noi siamo anche distratti da tutti dei messaggi che ci bombardano nella quotidianità e ci fanno perdere magari quello che è l'obiettivo. Certo. Il problema è che la cosa più preziosa che abbiamo siamo noi stessi, e spesso le cose esterne ci distraggono dall'entrare dentro noi stessi e vedere quali sono i desideri più profondi. I desideri più profondi poi sono sempre spirituali, perché siamo immagine e somiglianza di Dio, quindi l'amore, le relazioni umane. A me, per esempio, le giornate più belle sono quelle che passo in mezzo alle persone che Dio mi ha affidato nella mia parrocchia, con i miei ragazzi. Che sono praticamente molto presenti qua oggi, ti hanno accompagnato anche nella nostra trasmissione Via al Mondo Insieme. Sai che, permettetemi, no? Siamo in diretta, però voglio condividere con te una cosa bellissima, che io a gennaio dell'anno scorso ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco, che ci ha fatto una sorpresa in un posto bellissimo dedicato a San Francesco, e lui disse in quell'occasione: ognuno di voi, il cielo è pieno di stelle, però ognuno di voi ha una stella che lo guida, come la stella che ha guidato i Re Magi. Dovete avere la capacità di riconoscere qual è la vostra stella e non farvi distrarre da tutto ciò che c'è attorno, no? Non è facile riconoscere la propria stella. Non è facile, ma Dio aiuta, la vita di fede aiuta.
soprattutto le relazioni umane aiutano. Noi scopriamo noi stessi nella relazione con gli altri. E la relazione più è profonda, più è amorevole, più è accogliente e più ci scopre le ricchezze che Dio ha messo nella nostra anima. Beatrice, cercare una strada, no? Aiutare, essere aiutati per cercare una strada. Tu come psicoterapeuta avrai molte volte dei confronti con persone che dicono io ho questa profonda infelicità e non ne conosco la ragione. Sai cosa mi capita tanto? Di avere a che fare con persone, tantissime, poi insomma lo siamo un po' tutti, che pensano che per essere felici prima debbano realizzare un compito, qualcosa, insomma, prima mi sposerò e poi sarò felice, prima arriverà un lavoro importante che mi darà quel posto nel mondo. In realtà la cosa importante è riuscire a fare delle azioni invece valide, capire che si può essere felici in ogni momento, non c'è bisogno di raggiungere nessun obiettivo, perché davvero... anche se non abbiamo raggiunto tutto quello che desideriamo, tutto quello che volevamo, è sempre il nostro momento presente, un momento che può essere bello, di cui possiamo cogliere tutta la bellezza e l'unicità. E dicevi una cosa con cui sono estremamente d'accordo, che una mente distratta è una mente infelice, perché è una mente che è altrove, che non è presente a se stessa, è una mente sconnessa dal cuore. E allora tante volte quello a cui dovremmo stare più attenti è: in questo momento io sono qui, sono grata di parlare con voi, di parlare con te, di essere qui in questo momento. È importante che non stiamo magari già a pensare a cosa dovremo fare stasera, domani mattina, perché così veramente la vita sfugge e la vita non si è vissuta. È vero. Don Domenico, noi non organizziamo niente prima, però ti dico una cosa, un sì. Suggerimento per andare noi tutti che ti stiamo ascoltando, le persone che ci seguono in questo percorso verso la felicità, che compito ci dai per questa sera? Un compito per questa sera è stare 10 minuti ad ascoltarsi, 10 minuti in perfetto silenzio, senza nessuna distrazione, mettendosi, per chi è credente naturalmente, alla presenza di Dio e dire: Signore, fammi vedere ciò che c'è di più profondo nel mio cuore. E poi seguiamolo. Grazie, grazie.